invitiamo il signor Presidente del Consiglio Matteo Renzi a salire sul palco. Vi devo delle scuse perché abbiamo deciso di venire a Shanghai compattando molto i tempi e nell'ultimo momento, ma perché siamo convinti che questo sia il simbolo da cui partire. 4 anni fa, sindaco di Firenze, lasciavo questo padiglione circondato da milioni di persone, alla fine sono 7 milioni, quindi da milioni di persone, e avendo negli occhi tante immagini, la cupola del Duomo della mia città, simbolo del coraggio. Brunelleschi realizza questa cupola contro il parere degli opinionisti del tempo, avrebbe licenziato tutti i consulenti, tutti gli dicevano non ce la farai a scegliere questa soluzione ardita, e invece lui ebbe il coraggio di mantenere il desiderio di realizzare quest'opera ed ebbe ragione lui. Le Ferrari, la Ferrari che aveva vinto il Gran Premio in Cina, la Ferrari 458, la moda, il fashion che ci guarda dall'alto, ma gli oggetti del design e ancora la musica, linguaggio universale, credo si ispirasse più alla Scala che al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ma devo dire adesso da Presidente del Consiglio è assolutamente comprensibile. Però c'è qualcosa che non torna. Manca qualcosa, l'ho detto a chi mi ha accolto. Ma di qui c'era un mega Pinocchio, che era il simbolo per tanti aspetti dell'Expo. E allora mi sono domandato che senso ha, che significato ha il fatto che non ci sia più Pinocchio qui. Forse che gli italiani hanno smesso di dire le bugie, forse che stiamo diventando dei bambini di carne, forse che ci ha inghiottito la balena. È una immagine suggestiva quella della metafora di Pinocchio per raccontarvi perché vogliamo partire da qui, per la missione in Cina che vedrà nelle prossime ore l'incontro con il signor sindaco di Shanghai e nei prossimi giorni gli appuntamenti istituzionali ed economici a Pechino. Partiamo di qui, partiamo da Shanghai per verificare i tanti rapporti aperti con queste zone, con questo territorio e con questa città. È di qualche giorno fa l'acquisizione da parte di Shanghai Electric di un'importante quota di Ansaldo Energia a Genova, firmato in mia presenza. E sono molto fiero di aver concluso un accordo da amministratore locale che permetterà all'Università di Tongjin di aprire il primo campus significativo all'estero, 800 studenti che da settembre saranno a Firenze in un luogo simbolico di questa città. Dunque ci sono delle relazioni per cui il rapporto con Shanghai, il rapporto con il sindaco di Shanghai, il rapporto con le istituzioni di questo territorio sono molto importanti. Ma è ancora prioritario per noi partire da voi, imprenditrici e imprenditori di questo nostro paese, per dire alcune cose innanzitutto a noi stessi. La prima, chi viene a investire all'estero in Italia è stato considerato a lungo un fuggitivo. Si è dato della delocalizzazione un messaggio esclusivamente negativo. Comprensibile che ci sia stata la giusta e corretta critica a degli eccessi, sicuramente da contestare, ma il punto centrale è che con questo atteggiamento si è sostanzialmente scoraggiato l'apertura al mondo del nostro paese, si è scoraggiato la volontà di navigare in mare aperto, che deve essere la caratteristica di un paese che può produrre queste cose qui in tempi e modi diversi e che deve presentarsi sullo scenario internazionale. E allora sono qui per dirvi che ci sfidiamo, vi sfidiamo a fare di più, non a fare meno. Noi non siamo qui per riportare a casa le aziende, come ha scritto qualcuno,
Noi siamo qui per chiedere che ci sia più Italia all'estero. Noi pensiamo che i numeri dell'interscambio commerciale tra Italia e Cina non siano all'altezza delle aspettative, essenzialmente per colpa nostra. Nell'interscambio di circa 33 miliardi che noi abbiamo, è impensabile che vi sia un disavanzo da parte nostra, con esportazioni che nel 2013 sono state pari a circa 10 miliardi di euro a fronte di importazioni dalla Cina di poco inferiori a 23 miliardi. È il segno che qualcosa non va innanzitutto da parte nostra. Mi direte, ma come lo viene a dire a noi che siamo già qui? Dillo a te, medico, pure a te stesso. Lo dico a noi, perché penso che l'Italia possa uscire dai problemi soltanto stando insieme, non giocando sulle divisioni. Non importa continuare a dire di fare sistema, bisogna iniziare a farlo sul serio. Si è iniziato, si sta procedendo, ma in quella che è la piazza italiana, Italian Square, come c'è scritto alle vostre spalle, dobbiamo recuperare quella dimensione tipica della piazza, che è quella di guardarsi negli occhi, di parlarsi, di riconoscersi e di dire che insieme noi possiamo farcela e che dobbiamo farcela. Io credo che da questo punto di vista questo sia il senso fondamentale della nostra visita. Il senso di un paese che sa che può fare di più e che deve fare di più nell'andare a esportare e nell'andare a vincere la sfida globale. Certo, occorre anche avere una capacità nel nostro paese di attrarre investimenti diretti più forti, e questo chiama in causa alcune scelte qualificanti. Quando in Italia diciamo che dobbiamo fare le riforme, non diciamo frasi fatte che ormai sono, che appartengono ormai al tradizionale vocabolario della politica. Dire che dobbiamo fare le riforme e in tempi brevi e stretti significa creare le condizioni per cui il paese sia competitivo e quindi garantire posti di lavoro e quindi garantire che il principio costituzionale dell'articolo 1 della Repubblica Democratica fondata sul lavoro abbia una propria serietà e non sia una parola vuota. Quando diciamo che dobbiamo semplificare la burocrazia, non stiamo giocando in piccole alchimie tipiche degli amministratori, ma vogliamo scrivere una pagina totalmente nuova nella relazione tra pubblica amministrazione e cittadini. E quando diciamo che il regime fiscale, il regime di una giustizia civile che troppo spesso è barbara, più che civile, e il regime di una riorganizzazione del sistema della pubblica amministrazione, anche intesa dal punto di vista economico, quando affermiamo che questi valori sono valori fondamentali, stiamo creando le condizioni per accogliere investimenti e per aiutare le nostre aziende a crescere. Direte, beh, però sei molto, molto riduttivo, caro Primo Ministro, a raccontare soltanto gli aspetti economici delle relazioni tra questi due paesi. Giustamente l'ambasciatore ricordava Marco Polo, ricordava Matteo Ricci, due persone che sono nella mitologia del nostro paese e credo in larga parte anche dei nostri amici cinesi. Ma se c'è una caratteristica che collega Marco Polo e Matteo Ricci a ciascuno di noi oggi, non può che essere un gigantesco coraggio e una grande curiosità. Occorre coraggio per scrivere pagine nuove, occorre curiosità per andare a inventarsi nuovi mondi anche dentro di noi. Ecco che il tema dell'Expo diventa allora il trait d'union e il fil rouge. Qui un Expo straordinario, un Expo che continua con qualche orgoglio. La direttrice mi ha accolto sottolineando come questa realtà sia sostanzialmente il primo museo italiano all'estero. Sono 400.000 visitatori all'anno. Lei mi ha detto che è il numero 7 della classifica dei musei italiani, non è vero, ma è nella top 20 sicuramente, ed è un dato molto importante, molto significativo. Però io credo che quell'Expo abbia segnato molti di noi, perché ha mostrato al mondo non soltanto la possibilità di presentare l'Italia in Cina, il secondo padiglione più visitato dopo quello cinese, ma anche ha mostrato una capacità di storytelling
da parte dei nostri amici cinesi straordinariamente efficace. Io ho negli occhi le immagini dei bambini che escono dal padiglione cinese e che hanno visto alcune delle immagini e il film che era stato in quel momento prodotto. Strepitoso messaggio e strepitosa capacità di storytelling. Se partiamo da Shanghai, è anche per dirsi che l'Expo 2015 deve essere un'occasione per l'Italia per raccontare se stessa. Perché l'Italia è molto più grande del racconto negativo che si fa e la vicenda Expo ne costituisce uno straordinario esempio. Expo significa raccontare che cosa sarà Milano e l'Italia nei prossimi anni, ma che cosa significa tutto il grande comparto dell'agroalimentare in un paese che esporta 31 miliardi di euro, in un mondo che richiede prodotti italiani, Italian Sounding per 90 miliardi di euro. Evidente la discrasia, evidente la differenza. Non riusciamo neanche a vendere ciò che potremmo vendere perché ci viene richiesto. È l'attenzione all'ambiente, al verde, strepitoso, l'immagine del seme. È il seme che crea frutto, il seme che dà occasioni di sviluppo. Quanto oggi il mondo globale ha necessità di discutere su questi temi. Questo è un chiaro simbolo che sto parlando troppo. E quindi rapidamente vado a concludere un messaggio cifrato per dire il sindaco di Shanghai ti sta aspettando, ma credo che noi dobbiamo utilizzare l'Expo per scrivere una pagina nuova del racconto del Made in Italy, perché tutto quello che vedete è collegato. La cupola del Brunelleschi, un altro di quelli che era curioso e coraggioso, nasce da un mondo culturale in cui c'era desiderio di scoprire, di innovare, di sperimentare, che è lo stesso atteggiamento che ha portato a fare i geni di design che hanno scritto la storia del XX secolo e che porta a vivere come un'emozione il rombo di un motore in un Gran Premio di Formula 1 o un momento di opera o di musica classica eseguito con la massima bravura e capacità. Ecco che cosa può essere l'Expo, ecco perché siamo qui. Siamo qui per dire grazie ai rappresentanti cinesi. Il loro investimento è un investimento significativo perché loro sanno bene che cosa significa poter ospitare un Expo. Lo sanno molto meglio di alcuni nostri professionisti del pessimismo che diranno, ah ma l'Expo sarà soltanto un'occasione per alcuni. L'Expo è una gigantesca opportunità per tutti, per le aziende, per i politici, per la società civile, per raccontare in modo diverso l'Italia e per affrontare i grandi scenari geopolitici mondiali. Ma da qui dobbiamo anche avere il coraggio di dire, ho concluso, che l'Italia fa l'Italia se non ha paura di cambiare. Io ho capito dove è finito Pinocchio. Pinocchio ce l'abbiamo dentro ciascuno di noi e non perché diciamo le bugie, perché un politico che cita Pinocchio di solito non passa, ma Pinocchio è una metafora straordinaria, non a caso, è uno dei libri più letto al mondo, più letti al mondo, più tradotti al mondo. Ed è un libro che ci racconta che cosa? Non che il finale va bene, non che c'è l'happy end, anche nelle telenovela scherzano via, non sempre. Diciamo, in tanti racconti c'è il lieto fine. La vicenda di Pinocchio è diversa. È una vicenda che dice che se ciascuno di noi prova a mettersi in gioco e a cambiare, allora il mondo fuori cambia. Ecco perché io credo che Pinocchio ce l'abbia scritto ciascuno di voi che è qui oggi. A nome del governo italiano sono qui per sfidarvi e per chiedervi collaborazione. Noi faremo in Italia la nostra parte. Noi siamo impegnati semplicemente a rivoluzionare il sistema politico istituzionale e non guardiamo in faccia quelli che cercano di bloccare il futuro. Non abbiamo paura di andare con grande determinazione avanti per la nostra strada, ma a voi, a ciascuno di voi che è qua e che porta la bandiera dell'Italia all'estero, chiedo ancora più coraggio, ancora più curiosità. L'Expo del 2015 sarà un segno e un'opportunità
priorità in questa direzione, ma per ciascuno di voi i simboli che vediamo dentro questo padiglione, unito al seme, simbolo del padiglione cinese nella Milano del 2015, siano l'occasione per dirci che la volontà di costruire e di cambiare l'Italia è una volontà che porterà il nostro paese a essere sempre più protagonista nel mondo. In bocca al lupo a tutti noi. Welcome to Shanghai. Thank you so much. L'accoglienza, grazie per la disponibilità per il presente, per il passato e per il futuro a lavorare insieme. Shanghai non è solo l'Expo, naturalmente, ma noi abbiamo nel cuore il ricordo profondo che l'emozione dell'Expo ha suscitato in chi ha partecipato, e per questo siete un modello in vista di Milano 2015. Non potremo fare una Expo magnificente e grande come quella di Shanghai, ma faremo un evento che deve restare nell'anima dei cittadini italiani e mondiali che verranno, esattamente come è accaduto per questa nostra importante iniziativa. Ho scelto di partire da Shanghai per questa visita, grazie a tutta la lavoro della delegazione, anche per ringraziare lei, la municipalità, il popolo di Shanghai, della collaborazione che abbiamo iniziato in diversi fronti, ma soprattutto sui temi economici e culturali.